Ciao Greta, buonasera e buonasera anche a chi ci ascolta per questo webinar dove non esamineremo, perché è impossibile farlo, tutti gli aspetti salienti della 231. Ci soffermeremo sugli aspetti essenziali, quelli più attuali, quelli che hanno posto, diciamo, sotto stress anche i modelli organizzativi in un periodo, quello della pandemia, dove sono stati posti al vaglio e all'esame proprio in considerazione della tutela che devono avere nei confronti del datore di lavoro e nei confronti dell'imprenditore. E è passato un ventennio da quando è entrato in vigore il decreto legislativo del 2001. Io ero un dottorando all'università, dottorato di ricerca di diritto penale e si parlava del venir meno del brocardo societas delinquere non potest, perché la persona giuridica non poteva rispondere del reato. Chi rispondeva era il legale rappresentante, gli amministratori che agivano per conto della società. Con l'entrata in vigore del decreto legislativo 2001, sotto la spinta anche di convenzioni internazionali e direttive, è cambiato lo scenario, cioè la società è diventata responsabile per fatti che dipendono dai soggetti apicali o da loro sottoposti. Stavo appunto dicendo come il decreto legislativo del 2001 abbia cambiato in maniera epocale lo scenario per la società. E dicevo come appunto questo decreto legislativo veniva emanato sulla spinta di accordi internazionali e direttive che richiedevano la punibilità per fatti corruttivi. Per fatti corruttivi, tant'è che i fatti inseriti nel decreto legislativo 2001, quelli presupposto della responsabilità della società, erano fatti corruttivi, fatti di frode, gravi reati come schiavitù e quant'altro. Poi quel recipiente, passatemi il termine, che sono i reati presupposto di responsabilità della società, è stato riempito con tutta una sequela di reati che attualmente fanno pensare che il modello organizzativo non sia soltanto un'opportunità per l'impresa, ma sia diventato una necessità. Dico questo perché mi sono sentito con un professore universitario con il quale abbiamo tenuto una lezione alla cattedra di diritto sportivo e è entrato in vigore come reato presupposto anche il reato di doping, dal quale c'è la sanzione nei confronti della società che non si sia dotata di un modello organizzativo idoneo a prevenire quel tipo di reato, oppure fattispecie di contrabbando. Da ultimo, prima dell'anno passato, nel dicembre del 2019, è entrata in vigore anche la riforma che ha introdotto tra i reati presupposto anche i reati fiscali. Ora, mi preme sottolineare come questa riforma, che sia divenuta epocale, è passato il ventennio, i commentatori dicono che è ora di tracciare un bilancio, lo sia diventata ancora più attuale in considerazione sia dell'ampliamento dei reati presupposto di responsabilità della società, sia diventata ancora più attuale in considerazione, come anticipavo prima a Greta e a voi, del momento pandemico nel quale stiamo attraversando. Pensiamo alle fattispecie di lesioni e omicidio colposo derivate dalla mancata osservanza di protocolli da parte del datore di lavoro che non abbia prontato quelle misure idonee a prevenire quella tipologia di fatti e dai quali siano
purtroppo conseguiti il contagio del dipendente e la contestazione dei reati. E su questo ci torneremo, come da grafica appunto anche della presentazione, e volevo condividere con voi le considerazioni per le quali ritengo che l'argomento del quale discutiamo questa sera sia di grande attualità, anche in considerazione del fatto che abbiamo visto che nel decreto Cura Italia, poniamoci anche nell'ottica di marzo di quest'anno, adesso del coronavirus sappiamo qualche cosa in più, lo stiamo studiando, si parla di vaccino e quant'altro, ma poniamoci nell'ottica di marzo, quando, ahimè, di questo virus si sapeva di meno, e poniamoci anche nell'ottica di mancanza di preparazione da parte delle autorità sanitarie. Ecco, nel decreto Cura Italia c'era anche una normativa specifica che permetteva alle imprese di avere dei plafond se si attivavano per fabbricare mascherine. Ecco, l'esempio specifico con riferimento a questo è che le imprese che operavano in settore non sanitario, ma che erano dotate di modelli organizzativi 231, hanno avuto maggiori agevolazioni nel contrattare con la pubblica amministrazione. Quindi vediamo come questa legislazione, i modelli organizzativi, abbiano sullo sfondo questa situazione che si è purtroppo verificata, abbiano come sfondo la necessità di tracciare un bilancio trascorso un ventennio dall'entrata in vigore e dall'ampliamento della platea dei reati, presupposto che è venuto a ricomprendere anche le fattispecie tributarie, e ritengo che da ultimo un ulteriore elemento che propenda a ritenere l'argomento in trattazione di estrema attualità è quello della sensibilità da parte dell'opinione pubblica con riferimento ai reati di tipo economico. Di conseguenza la contestazione da parte delle procure di sanzioni alle società è divenuta sempre più frequente nell'ipotesi in cui si versi, e lo vedremo con alcuni esempi pratici, si versi nelle situazioni in cui quel reato fa da presupposto ad una responsabilità amministrativa della società. Un altro elemento di spicco per ritenere l'argomento di cui stiamo discutendo, e se volete potete intervenire, potete fermarmi e chiedermi delle cose specifiche in relazione alle cose che vi sto rappresentando, è dovuto anche alla riforma epocale del fallimento della crisi d'impresa. È già entrato in vigore quell'articolo che prevede che l'imprenditore si debba dotare di un modello idoneo a prevenire la crisi d'impresa. E un modello organizzativo contabile tale da permettere all'impresa di avere un assetto preparato a quelle situazioni di insolvenza che possono creare i presupposti, e lo vedremo magari in un'altra occasione, per adire gli organismi di composizione della crisi. Vedete dietro di me un manifesto relativo proprio a queste tematiche che sono strettamente connesse ai modelli organizzativi 231, perché è ovvio che anche questo tipo di richiesta che viene fatta all'imprenditore di dotarsi di un modello organizzativo idoneo a prevenire situazioni di crisi di impresa può essere inserito all'interno del modello organizzativo 231. Ecco, vi ho rappresentato in una carrellata
quelli che sono, secondo il mio punto di vista, ma anche secondo il punto di vista di autori che scrivono sul tema, le situazioni che rendono estremamente attuale parlare oggi di modello organizzativo 231, di parlare tra l'altro in un'ottica che non è quella esclusivamente sanzionatoria. Noi tutti sappiamo quando siamo tutti professionisti, sappiamo quando andiamo a parlare di compliance agli imprenditori, che viene vista come un costo, come un'ingerenza dall'esterno, soprattutto se si tratta di imprese non fortemente strutturate. Ecco, l'angolo di visuale che vorrei tracciare con voi, e vi chiedo di aiutarmi in questo, è proprio di non vedere il modello organizzativo come unicamente un qualche cosa che sia per prevenire una sanzione. Il modello organizzativo, e qui cerchiamo poi di entrare nel vivo della funzione dei MOG, è quello di tutela dell'imprenditore e di tutela dell'amministratore. E proprio perché permette di circoscrivere anche la responsabilità della governance societaria. Ho trascorso un ventennio nelle aule penali difendendo imputati e se non ci si finisce è meglio. Se si viene attinti da un procedimento penale, avere la possibilità di dimostrare la ricorrenza all'interno dell'impresa di determinati protocolli, di procedure standardizzate, ecco, questo permette non soltanto dal mio punto di vista di evitare una sanzione, ma anche di fare in modo che da quel procedimento penale se ne si esce prima, non a processo, ma già nella fase di indagine. Ora, non bisogna cadere nella tentazione quando si parla di modelli organizzativi di pensare a un qualche cosa che possa essere fatto su due piedi, magari con un software. Adesso vanno anche di moda i software diffusi dalle case editrici con riferimento ai modelli organizzativi. Anche perché il modello organizzativo, per poter escludere la sanzione nel momento in cui si verifichi una tipologia di reato che fa da presupposto all'apertura del procedimento penale, deve essere idoneo a prevenire quel rischio che concretamente si è verificato con la realizzazione del reato, vuoi da parte del soggetto che occupa una posizione apicale di garanzia, un amministratore, vuoi da parte del dipendente. Di un modello organizzativo, la dico in maniera semplice, come di un contratto redatto sulla base di un ciclo stilato, non ce ne si fa niente. I modelli organizzativi devono, proprio come i contratti che vengono stilati dai professionisti in maniera adeguata, soddisfare delle caratteristiche ed essere calato nella realtà concreta, con tutti i suoi elementi essenziali. È particolarmente importante, proprio con riferimento al modello organizzativo, vi parlavo di idoneità a prevenire il rischio di reato concretamente realizzatosi, quell'attività che si chiama mappatura dei rischi. Voi capite bene come non possa ridursi a un'attività meramente elettronica con l'utilizzo di un software, ma richieda anche dei contatti, conoscere la società e entrare dentro quell'assetto societario per cercare appunto di circoscrivere al meglio tutti gli aspetti che un domani possono essere utilizzati, lo dico ancora una volta, vuoi per prevenire il reato e prevenire una sanzione, vuoi per delimitare delle responsabilità che possono essere anche civili da parte degli amministratori, un'azione di responsabilità da parte dei soci.
Ecco, ritengo che possiamo anche proporre un esempio di quello che rappresenta essere il modello organizzativo di quella che è nell'attuale situazione pandemica la situazione di un amministratore o di un imprenditore che deve valutare il rischio del contagio del dipendente. Ecco, facciamo un passo indietro e poniamoci nell'ottica nella quale eravamo nel marzo di quest'anno e proviamo a rispondere a quel interrogativo che è posto al primo punto. Risponde l'imprenditore da contagio da coronavirus del dipendente. Ecco, l'ipotesi è infausta, è malaugurata, nel senso che ci rappresentiamo l'ipotesi nella quale il dipendente possa subire delle lesioni o addirittura l'ipotesi più infausta, ci sia l'evento morte del dipendente a seguito della contrazione di questo maledetto virus. Ecco, tornando alla slide, ponendoci nell'ottica di allora, e nulla è cambiato con riferimento a questo, circa gli obblighi dell'imprenditore, ci sono delle fonti normative che richiedono e pongono a carico dell'imprenditore determinati obblighi di tutela del lavoratore, sul posto di lavoro. Vediamo il testo unico di salute e sicurezza sul lavoro. Ci saranno magari dei colleghi più autorevoli di me in materia di sicurezza sul lavoro che se volessero intervenire o riferire quello che ritengono in relazione a questo specifico aspetto, ben venga. Comunque, uno degli obblighi da parte dell'imprenditore è tutelare la sicurezza del lavoratore. E con riferimento a questo specifico problema che poi ci serve per sviscerare, entrare nel vivo di quello che serve nel modello organizzativo di quelli che sono gli aspetti di tutela, come dicevo, di funzione, di ratio del modello organizzativo, non tanto per evitare la sanzione, ma per evitare delle responsabilità anche sul piano civile, evitare ancor prima della sanzione un procedimento penale o spegnerlo in itinere. Questa situazione ci serve per verificare quelli che sono gli aspetti relativi al MOG. Ecco, ormai di queste cose se ne è parlato, vado rapidamente sul fatto che è necessario adottare il lavoratore di tutti quelli che sono i dispositivi di sicurezza individuale e informare il lavoratore. Ecco, con riferimento agli aspetti informativi, un ruolo secondo me chiave, parlando di modelli organizzativi, lo riveste anche l'organismo di vigilanza, al quale devono esserci determinate segnalazioni, oppure è l'organismo di vigilanza che comunica al responsabile della sicurezza. O all'amministratore che si occupa di ciò, o addirittura all'imprenditore, di valutare determinate situazioni che possono essere a rischio, di valutare i documenti sulla sicurezza, anche in un'ottica di collaborazione. L'ODV, e quando si parla di ODV, magari qualcuno, qualche imprenditore al quale si richiama l'attenzione sui modelli organizzativi, lo vede come ingerenza. In realtà non è altro che un aspetto di collaborazione, soprattutto in questo tipo di situazioni, dalle quali si deve collaborare per uscire da situazioni di criticità insieme. E abbiamo visto come la problematica si era sviluppata inizialmente con riferimento all'infortunio del dipendente contagiato dal coronavirus, proprio perché nel decreto Cura Italia
si parlava di infortunio sul lavoro. E quindi l'imprenditore, datore di lavoro, investito di obblighi normativi, qualora non si fosse adoperato per impedire il contagio, succedeva appunto quello che indicavo prima, la contestazione dell'evento morto, lesioni, per omesso impedimento dell'evento. Potrebbe succedere ancora, quello che è cambiato è l'aspetto normativo, perché sono uscite poi delle circolari interpretative INAIL che appunto a breve vi mostro. È stata una questione molto dibattuta proprio perché le circolari si sono susseguite nel corso del tempo. Adesso abbiamo anche più coscienza, consapevolezza, come dicevo poc'anzi, della trasmissione del virus, e però ponendoci nell'ottica del periodo di marzo-aprile, poi parlo per noi in Italia, non so in Inghilterra come si sia sviluppato con la stessa rapidità, però non erano ben conosciuti gli aspetti anche normativi, e pertanto l'imprenditore si poneva nell'ottica di fronte a queste norme che si susseguivano nel tempo. Io ho contato che tra provvedimenti governativi e provvedimenti regionali, aiutandomi anche con le statistiche del Sole 24 Ore, si sono succeduti qualcosa come 700 provvedimenti. Voi pensate in un arco brevissimo di tempo, che era dal 10 marzo all'inizio di maggio. Voi capite come è cambiata anche la nostra funzione, parlo per me, che sono avvocato penalista, di rassicurare anche l'imprenditore o il datore di lavoro in un'attività che potrebbe essere definita di consulenza strategica, nel senso che il nostro apporto, il nostro utilizzo non è più tanto, o meglio, è dentro il processo. Però dentro il processo siamo già purtroppo in una fase, passatemi il termine, patologica. Il nostro apporto, il nostro utilizzo può essere al di fuori del processo, in aiuto con altre figure professionali che possono essere i commercialisti, che possono essere i colleghi che si occupano di civile, in relazione ad aspetti problematici e criticità di questo tipo. Orientarsi in un panorama di 700 provvedimenti normativi non è cosa semplice. Ora, è ovvio che quelli più rilevanti erano di meno, io vi ho citato anche quelli relativi alle regioni, ma la sostanza non cambia con riferimento a questo specifico aspetto, perché per ricevere delle rassicurazioni, l'imprenditore che nel frattempo si è dotato dei modelli organizzativi, come dicevo, poniamoci nell'ottica di allora, oppure rappresentiamoci la situazione attuale, l'imprenditore che si è dotato dei modelli organizzativi, risponde del contagio da coronavirus del dipendente. Ecco, nel frattempo si possono sollevare 2000 dubbi, 2000 quesiti sul fatto, ma il contagio siamo sicuri che si è verificato in azienda oppure no? Ecco, stiamo parlando poi di situazioni nelle quali bisogna calarsi nella realtà concreta. È ovvio che se si opera in un settore non sanitario, è più probabile che il coronavirus possa essere stato preso anche altrove. Certo è che la situazione dell'imprenditore che non si dota dei protocolli necessari ad impedire il contagio del dipendente è una situazione che non va bene, perché si espone, nel caso in cui si verifichi appunto quel tipo di situazione, si espone alla contestazione di reati, si espone nell'ipotesi di lesioni o nell'ipotesi che facevo precedentemente di morte del dipendente, si espone alle sanzioni
sue nella sua qualità di datore di lavoro e espone la società alla contestazione delle sanzioni in base al modello organizzativo 231 che mi viene da dire in una situazione di questo tipo non è stato adottato. Se il modello organizzativo fosse stato adeguatamente adottato e ci fosse stata un ODV che avesse svolto il suo lavoro, l'imprenditore si sarebbe dotato di quelle misure organizzative idonee a prevenire il contagio. Ecco, fare impresa ed essere imprenditori non è facile, soprattutto oggi. E se vogliamo rifarci anche a delle categorie classiche che erano male in sé, male qui a proibita, che sono tipiche del diritto penale, riguardano oggi fare impresa è una situazione nella quale bisogna conoscere le normative, bisogna assolvere ad un onere di informazione. Il cittadino comune può ben comprendere quelli che sono i male in sé, cioè uccidere, rapinare. Il male a cui è proibita sono i reati tipici di chi fa impresa, cioè sono quelle situazioni normative che devono essere conosciute dall'imprenditore. E per farlo è necessario che si rivolga a dei professionisti che lo aiutino in questa attività. Perché ignorantia legis non scusa, non può rappresentare di non essere a conoscenza di un determinato assetto normativo che riguarda l'impresa. E gli assetti normativi, come dicevo poc'anzi, risultano essere sempre più complessi. Pensiamo appunto anche a quella disposizione che ha riformato il codice civile d'impresa in riferimento al dotarsi di un assetto contabile amministrativo idoneo a prevenire situazioni di crisi. Ecco, torniamo al nostro tema del contagio del dipendente e andiamo avanti nel rappresentare quella che era la situazione di allora e che quella è quella che potrebbe essere la situazione attuale. Abbiamo rappresentato appunto che la situazione di contagio del dipendente è una situazione nella quale è intervenuto il decreto Cura Italia per voler assicurare una tutela INAIL al dipendente. E il contagio è stato parificato all'infortunio sul lavoro. La situazione dal punto di vista penale si è palesata fin da subito, perché appunto il datore di lavoro si rappresentava la situazione nel caso in cui al dipendente fossero accadute delle lesioni o una situazione ancora più grave che avesse comportato il decesso. Ecco, si sono succedute tutta una serie di normative che hanno portato anche a un decreto legge che tra le altre cose ha proprio stabilito in maniera cristallina che il datore di lavoro non risponde in queste situazioni, che la normativa dell'infortunio sul lavoro, che il contagio dipendente e l'infortunio sul lavoro sono unicamente a fine INAIL. Si è parlato appunto di una norma scudo, che a mio avviso, come ad avviso di autorevoli penalisti e commentatori con riferimento a questo tipo di situazione, non ce ne sarebbe stato bisogno, perché l'imprenditore che si fosse dotato dei protocolli, che si fosse appunto dotato di tutte quelle misure atte a prevenire il contagio, non avrebbe
non sarebbe incorso in una responsabilità penale, e qui rispondo proprio alla domanda che ci eravamo posti, se l'imprenditore risponde del contagio da coronavirus del dipendente, proprio perché l'attuazione dei protocolli organizzativi esclude la responsabilità da parte dell'imprenditore, anche se non ci fosse stata questa specifica norma che lo sancisce. Ma sono le categorie del diritto penale che devono intervenire e che sarebbero intervenuti in soccorso all'imprenditore dirigente, informato, come vi dicevo, che avesse dotato i propri dipendenti dei dispositivi di sicurezza e tutte quelle misure che erano necessarie a tutelare la sua salute individuale. Ci sono problematiche tipiche del diritto penale che, indipendentemente da quella norma e categorie, avrebbero impedito una contestazione di questo tipo. Vi dicevo poc'anzi anche la situazione nella quale è difficile dimostrare che il contagio sia avvenuto proprio all'interno dell'azienda. E quindi il nesso di causalità tra il contagio e l'evento lesioni che si è verificato è difficile da dimostrare. Quindi, se si fosse verificato quel tipo di situazione con il dipendente con delle lesioni, e abbiamo visto che purtroppo questo maledetto virus cagiona anche delle lesioni di tipo polmonare, ecco, qualora fossero intervenute anche le autorità sanitarie per valutare questo tipo di situazioni, l'imprenditore non risponde per essersi dotato di tutti quei dispositivi necessari ad impedire il verificarsi di quel tipo di evento. Non risponde perché va dimostrato, e qui faccio anche l'ipotesi limite, quella, se volete, più antipatica, cioè l'imprenditore negligente che trascura di adottare determinate misure e si mette veramente in una situazione pericolosa. Ecco, anche in quella situazione sarebbe necessario dimostrare che il contagio è avvenuto all'interno dell'azienda, e quindi occorre il nesso di causalità tra il contagio e l'evento, che, se non è dimostrato, consente comunque di andare indenni da una responsabilità penale. Certo, l'imprenditore che non si dota di dispositivi e di misure di sicurezza in un momento come quello attuale è un imprenditore che versa in colpa, ma la colpa di per sé non è sufficiente ad integrare il reato di lesioni, perché ci vuole anche quel nesso di causalità, la dimostrazione che il virus sia girato all'interno dell'azienda. Ecco, ma è una situazione ancor più che antipatica questa da rappresentare. Lo faccio come esempio così di scuola, per poter dire che ci sono dei presidi di natura penale che, prima di arrivare ad una responsabilità dell'imprenditore o del datore di lavoro, devono essere vagliati, tanto nell'ipotesi in cui ci sia stata l'osservanza dei protocolli, quanto nell'ipotesi in cui i protocolli non siano stati adottati. Ecco, io avevo appunto rappresentato la situazione del contagio da coronavirus del dipendente per rappresentare come nella situazione pandemica attuale ci sia l'importanza, ci sia attenzione, ci debba essere prudenza. Quindi i modelli organizzativi per l'imprenditore che avesse dotato la propria impresa, la propria società, dei modelli organizzativi, andavano rivisti in considerazione anche di quello che era il documento di valutazione dei rischi, in considerazione di quelli che erano tutti i protocolli relativi alla sicurezza sul lavoro,
proprio per essere uno strumento utile per prevenire innanzitutto l'evento di reato, per conseguentemente prevenire una sanzione ed escludere anche una responsabilità da parte dell'imprenditore, perché in situazioni di questo tipo il modello organizzativo, se concretamente idoneo a prevenire quel reato, parliamo ad esempio di un modello organizzativo che abbia in sé specifiche statuizioni a riguardo, sia raccordato al documento di valutazione dei rischi, ci sia un'ODV attiva che richiami l'attenzione dei flussi informativi in entrata da parte dei lavoratori o da parte dei soggetti apicali, ed in uscita le informazioni che l'ODV dipana agli addetti alla sicurezza sul lavoro, agli amministratori. Ecco, tutto questo apparato è funzionale a prevenire questo tipo di situazioni e a prevenire anche a una contestazione personale nei confronti dell'imprenditore di una responsabilità penale per l'evento lesivo nei confronti del dipendente o l'evento morte. Poi, quando parliamo di sanzione nei confronti della società, non parliamo soltanto di sanzioni pecuniarie. In un'ipotesi di un evento lesivo, secondo il meccanismo per quote, le sanzioni possono arrivare anche, e dipende poi dai requisiti dimensionali dell'impresa, dipende dal danno che è stato occasionato, possono arrivare anche decine di migliaia di euro. Se poi entriamo nello scenario dei reati tributari, possiamo parlare di sanzioni che arrivano fino al milione di euro. Ecco, questo argomento, che era l'argomento di entrata del nostro webinar e che ci percorre nel nostro scopo di esaminare quella che possa essere l'efficienza del modello organizzativo nel razionalizzare l'attività d'azienda, nel permettere di essere uno strumento efficace di tutela, perché vedete, se consideriamo il modello organizzativo come un qualche cosa che evita la sanzione, consideriamo un aspetto per il quale tradizionalmente l'imprenditore vede il modello organizzativo come un costo. Se noi consideriamo invece, anche perché dobbiamo considerare che come funziona, intanto ci deve essere la contestazione, quindi uno può dire: beh, non sono obbligato per legge ad adottarlo, obbligati sono banche, assicurazioni, e quindi sono loro che devono farlo. Ecco, se viene considerato come un costo, secondo me la funzione del modello organizzativo viene totalmente svilita. E l'imprenditore, consideriamo l'ipotesi del imprenditore che lo veda come un costo, che quindi dica: ma il problema verrà se mi contesteranno delle sanzioni. Ecco, l'aspetto di contestazione delle sanzioni è già tardi. È già tardi, a meno che non si voglia considerare l'aspetto dell'implementazione del modello organizzativo che permette l'applicazione di un attenuante. Ma è già tardi perché il danno è già stato fatto. Abbiamo la contestazione della sanzione, l'implicazione in un procedimento penale dell'imprenditore o in un'ipotesi appunto di questo tipo dove ci sia il contagio anche del responsabile della sicurezza, degli amministratori che erano deputati eventualmente e che in un'impresa mediamente strutturata si dovevano occupare dei protocolli organizzativi per la tutela della salute dei dipendenti. Il danno è già stato fatto. Il modello organizzativo non è un costo, non è un qualche cosa che serve unicamente per evitare una sanzione, ma serve per, come dicevo nella mia introduzione, per aiutare anche a dormire sonni tranquilli. Perché nel momento in cui c'è un modello organizzativo di gestione di controllo che è efficacemente implementato prima
della verificazione di un evento di questo tipo, c'è la possibilità di difendersi da un procedimento penale, e di questo ho detto poc'anzi, e quindi di farlo spegnere in una fase in itinere. E pensiamo anche al danno d'immagine che subisce l'impresa. E pensiamo anche a quelle sanzioni che riguardano l'impresa, che facevo presente, non sono unicamente sanzioni pecuniarie, e possono essere anche sanzioni cautelari, quindi intraprese in una fase antecedente al processo vero e proprio per impedire la commissione del reato. Certo, l'implementazione successivamente di un modello permetterebbe la revoca di quel tipo di situazione, di quel tipo di misure cautelari, se ovviamente ricorrono tutti i presupposti di legge. E quindi la revoca della licenza, la sospensione della licenza, sono tutte situazioni paradossali alle quali ci si espone, e sostanzialmente pericolose tanto quanto la sanzione. Ecco che fare il modello organizzativo, implementarlo nella propria attività d'azienda è un qualche cosa che permette di migliorare l'efficienza della società, di società che possono anche non essere complesse. Io vi volevo segnalare, perché vedo che il tempo sta passando rapidamente e, come posso dire, le slide ripercorrono quello che ho cercato di rappresentarvi in maniera sintetica sull'adeguatezza del modello, sul miglioramento del funzionamento della società, su quelle che sono le caratteristiche del modello. Io vi volevo rappresentare di una situazione che poteva riguardare anche una società estera che ha degli agenti in Italia, o comunque ha qui uno stabilimento, una sede operativa. Ecco, in quelle situazioni risponde con la 231 anche la società che abbia sede all'estero. Poi, nel caso in cui ci sia anche un'indagine che riguardi, faccio per dire, l'autorità inglese e l'autorità italiana, si aprirebbe il problema di coordinamento delle indagini e di evitare innanzitutto la sanzione e anche la duplicazione di procedimenti in virtù del principio del ne bis in idem. Ma l'ipotesi di una società estera che abbia degli agenti in Italia o piuttosto uno stabilimento o comunque abbia delle maestranze in Italia e questi commettono un reato o piuttosto sia presente in Italia un amministratore che debba contrattare con la pubblica amministrazione e si verifichi l'ipotesi di reato a seguito di un fatto corruttivo. In questo caso risponde anche la società con la 231, delle sanzioni 231 che abbia sede all'estero. È un principio che è stato consolidato in giurisprudenza ed è stato anche recentemente ricordato da una sentenza della Corte di Cassazione, che è la 11.626 di aprile di quest'anno. Con riferimento agli orientamenti giurisprudenziali e con riferimento a imprese mediamente strutturate o meno, riterrei utile segnalarvi un orientamento giurisprudenziale che dal punto di vista difensivo apre degli scenari e apre delle considerazioni e delle valutazioni sul ruolo che deve avere l'avvocato penalista, vuoi in difesa dell'amministratore, del legale rappresentante, vuoi in difesa della società. Il caso è emblematico ed è stato deciso
dal Tribunale di Milano e dal Presidente dell'Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari. E la Procura di Milano è molto attenta alla contestazione della 231, ma in generale, come vi dicevo, l'attenzione sui reati di tipo non solo societario, di tipo non solo economico, ma anche reati che comunque sono da presupposto per la responsabilità amministrativa, che poi anche lì si è parlato di truffa delle etichette. Proprio perché è una responsabilità definita amministrativa, ma in realtà dispone di un ventaglio di sanzioni che sono tipiche del penale. Ecco, queste sanzioni vengono contestate anche da altre procure, c'è una diffusività non soltanto dalla Procura di Milano. E lì, ovviamente, avendo sede società e trattandosi anche di a sede la borsa, è più frequente l'ipotesi di contestazione. Ecco, io vi volevo far presente questa decisione emblematica del presidente dell'ufficio GIP del Tribunale di Milano, che ha ritenuto la responsabilità dell'amministratore di una SRL unipersonale per il reato di truffa aggravata ai danni dello Stato. Si erano falsificati dei bollettini postali per un importo anche cospicuo per ritenere pagata una tassa, un'imposta. E quindi erano stati tratti a processo tanto gli amministratori quanto la società. E ecco, per quanto riguarda il processo che riguarda la società, la decisione, e vi do subito gli estremi dell'ufficio del GIP, la decisione è la 971 del 2020. Depositata il 16 luglio del 2020, ha mandato assolta la società dalla responsabilità amministrativa, mentre l'amministratore è stato ritenuto responsabile della commissione del reato, che ha estinto mediante messa alla prova. E da ultimo poi vi segnalo un aspetto relativo ai reati tributari e alla 231. Ecco, questa decisione è emblematica, la leggo assieme a voi, perché ripercorre gli orientamenti giurisprudenziali che da un canto ritenevano applicabile la responsabilità amministrativa a ricorrere di un reato presupposto di 3.1 anche alle ditte individuali e in questo caso abbiamo invece una SRL unipersonale che ha comunque una struttura organizzativa che comunque dal punto di vista civilistico deve rispondere di determinate condotte in base alla ratio della 2.3.1. La decisione è emblematica e apre degli scenari dal punto di vista difensivo tutte le volte in cui ci sia la possibilità di estinguere il reato con la modalità che è stata fatta in concreto da quell'amministratore, la messa alla prova. Vi leggo questo passo. Chi scrive, in relazione ai tratti specifici che ricorrono nel presente contesto processuale, davvero non riesce a scorgere un centro autonomo di imputazione di rapporti giuridici nella società che possa distinguersi dagli interessi della persona fisica del presidente del consiglio di amministrazione. L'ente giuridico, in relazione al reato presupposto fondante la responsabilità amministrativa della persona giuridica, non era davvero necessario e infungibile, trattandosi di contegno pacificamente riferibile a persone fisiche che lo avrebbero potuto realizzare senza alcun schermo societario. Conclusione. Non luogo a procedere nei confronti della società in ordine all'illecito di truffa aggravata perché il fatto non sussiste. Questa è una decisione della quale attenderemo poi eventuali sviluppi,
ma che apre, come dicevo prima, degli scenari importanti perché in passato si è ritenuto, e parliamo di ditta individuale, che la ditta individuale potesse rispondere l'impresa con la responsabilità 231, indipendentemente dalla responsabilità connessa dell'imprenditore individuale. Qui abbiamo una situazione ancora differente e se vogliamo per la quale è più facile immaginarsi una responsabilità da parte della società, oltre alla responsabilità dell'amministratore che ha agito per conto di essa. Io vi volevo rappresentare, anche perché vedo che siamo sul finire del nostro incontro, il tempo limite che mi è stato dato è un'ora. Poi, se vi è interessato il nostro incontro, se ci sono delle domande, possiamo anche riaggiornarci. E si aprono degli scenari importanti proprio con riferimento agli illeciti tributari, che sono i reati presupposto della 231. E, scrivevo un articolo sulla rivista Sistema Società, nella quale intitolavo I Ponti d'Oro a situazioni nelle quali il legale rappresentante o l'amministratore estinguesse il reato con la messa alla prova, oppure situazioni nelle quali si può addivenire ad un proscioglimento con la formula del 131 bis, esclusione della procedibilità per particolare tenuità del fatto. Ecco, è possibile definire procedimenti per reati tributari con estinzione del reato. Se l'estinzione del reato porta quindi a un proscioglimento da parte con formula ovviamente che è differente da una soluzione piena da parte dell'imprenditore, dall'altro nei confronti della società si possono aprire scenari come quello in considerazione per mandarla esente. In ogni caso, la funzione del modello organizzativo ben implementato è quella di escludere la responsabilità dell'impresa. Io ritengo che, come vi dicevo poc'anzi, è cambiato anche il ruolo nostro in un'attività di consulenza strategica per quanto riguarda l'assetto societario e la complessità aziendale. Io mi sono riferito anche alla riforma della crisi d'impresa, ma pensiamo anche quella che entrerà in vigore nel settembre 2021, quella alla quale faranno riferimento molti, che prevede l'istituzione degli organismi di composizione della crisi. Ecco, aver adito tempestivamente l'organismo di composizione della crisi non aiuta soltanto il proprio difensore ad avere una tesi difensiva per escludere un reato nell'ipotesi in cui venga contestato un reato di bancarotta, ma normativamente parlando permette anche, perché lo prevede la riforma della crisi d'impresa, di escludere la responsabilità dell'imprenditore con la formula prevista per la particolare tenuità del fatto, nell'ipotesi in cui sia stata tempestivamente adito l'organismo di composizione della crisi. Ne consegue che prevenire è meglio che curare. Fare delle valutazioni a monte, vuoi nell'ambito di un assetto organizzativo che possa essere la 231, o fare delle valutazioni nell'ambito di protocolli che si devono osservare, sono diventate sempre di più una necessità.
nel panorama normativo attuale sempre più complesso e nel quale l'imprenditore si trova in difficoltà, oltre ad avere la difficoltà contingente, lo dico in parole povere, di mandare avanti la propria impresa in un momento così delicato. È quindi necessario l'ausilio e il ricorso a professionisti e anche all'avvocato penalista per poter prevenire determinate situazioni che, qualora si dovessero realizzare, diventerebbe poi tardi risolvere. Risolvere con le esclusioni della responsabilità oppure intervenire tempestivamente significherebbe spegnere il fuoco su un procedimento penale in itinere, come rappresentavo precedentemente. Io non so, Greta, se mi posso spingere ulteriormente, se c'è qualche quesito che mi si vuole fare. Sono qua a vostra disposizione, ecco. Allora, la prima domanda che ci viene chiesta è la seguente: qual è la responsabilità del datore nel caso di acquisto di mezzi di prevenzione da Covid-19 non uni e quindi non conformi alla normativa emanata in subjecta materia dall'Istituto Superiore di Sanità, soggetta ai controlli anche in sede di omologazione e dogana? Poi continua. È plurima o la pluralità delle violazioni hanno natura circostanziale in sede di accertamento giudiziale? Allora, la domanda è molto specifica, richiederebbe anche, mi farebbe piacere se me la pone un consulente del lavoro, nel senso che è materia anche loro. Io ho rappresentato anche rapidamente, e le slide possono essere di supporto nella risposta di questo interrogativo che eventualmente mi posso sentire anche con questa persona in maniera più approfondita al di fuori di questo momento. Il datore di lavoro che acquista del materiale che non sia certificato, ritengo che si esponga nel momento in cui ci sia un contagio da parte del dipendente da coronavirus che magari poi è stato contratto altrove. Quindi, sinceramente, se fossi nel datore di lavoro e rispondo non da consulente del lavoro, ma rispondo da avvocato penalista, perché mi posso immaginare la situazione limite nella quale l'autorità sanitaria, a seguito di determinate procedure, sia stata allertata per verificare il rispetto delle procedure, il materiale non sia conforme a specifiche direttive, alle norme UNI, il dipendente abbia accusato una patologia anche piuttosto grave, ecco, il datore di lavoro, secondo me, si è messo in una situazione di quella che preannunciavo essere antipatica, perché poi il presupposto di una contestazione da parte della procura per le lesioni, ricorrendo ovviamente tutti i presupposti, la mancanza dei protocolli, che potrebbe essere vista anche in una mancata adozione dei dispositivi conformi a normative, quindi la procura prenderebbe a base della colpa dell'imprenditore l'essersi dotato di apparati non idonei, e quindi quella situazione lì può generare colpa dell'imprenditore. Sinceramente, mi permetterei di sconsigliare all'imprenditore di dotarsi di dispositivi di sicurezza che non siano riconosciuti da norme UNI. Mi sentirei di sconsigliargli questo tipo di situazione. Se la situazione invece si fosse verificata, ecco, lì il discorso è differente, perché il mancato utilizzo di per sé di dispositivi specifici conformi alle normative non può comunque generare una responsabilità penale del datore di lavoro, proprio perché va tutto dimostrato, ivi compreso il nesso di causalità del contagio all'interno del luogo di lavoro. Spero Grazie. Di aver risposto in maniera adeguata, ecco.
Assolutamente. Allora, vado avanti che ci sono altre due domande che sono arrivate ora. Allora, la prima ci viene chiesto quali sono gli strumenti più efficaci di difesa durante lo svolgimento delle indagini preliminari da parte del PM, la raccolta delle prove, l'interrogatorio e davanti al giudice delle indagini preliminari ed infine davanti al giudice per le udienze preliminari. Allora, è una domanda processuale. Diciamo che dal mio punto di vista gli strumenti più efficaci riguardano, entriamo nella tematica delle indagini difensive. Il poter portare all'attenzione del pubblico ministero un modello organizzativo di gestione e controllo ben strutturato, con dei protocolli con riferimento proprio al reato che si è concretamente verificato e che si voleva reprimere, sono già uno strumento importante per cercare di andare verso la tesi dell'archiviazione al giudice per le indagini preliminari. Poi c'è una fase che appunto riguarda le attività difensive, il legale della società, il legale dell'amministratore, potranno comunque acquisire degli elementi utili che possono essere delle indagini difensive intervistando i dipendenti e portandole quindi, facendole acquisire al fascicolo del GIP come indagini difensive. Una dichiarazione proprio anche sul rispetto dei protocolli, proprio per far venire luce che, nonostante il rispetto dei protocolli, se vogliamo anche riprendere l'esempio che è stato fatto prima, cioè il fatto magari che il dispositivo non fosse conforme alla norma UNI, però c'è un modello organizzativo, ci sono dei protocolli. I dipendenti sono stati informati e il difensore porta il modello organizzativo, i protocolli, le dichiarazioni dei dipendenti che hanno avuto dei corsi di aggiornamento. Ecco che viene rafforzata la posizione dell'imprenditore, dell'amministratore o se viene coinvolto anche il responsabile della sicurezza sul lavoro, proprio per andare verso quella tesi dell'archiviazione, così riprendo anche la domanda precedente ampliandola, e quindi il fatto che non fossero stati dotati quei dispositivi di sicurezza a norme UNI rimane un fatto contingente, unitamente però ad altre cautele che sono state adottate, più preponderanti, più penetranti, che possono deporre verso una situazione che porti all'archiviazione. Ecco. Grazie. Poi vado avanti sempre con la domanda successiva. L'opinione del revisore unico legale dei conti di una SRL che certifica l'impossibilità ad esprimere un giudizio sul bilancio comporta automaticamente la segnalazione all'organismo di composizione della crisi oppure serve sempre l'attivazione del revisore o degli amministratori della società? Allora, dal mio punto di vista, nel momento in cui il revisore segnala, anche qui entriamo nel discorso della responsabilità dei consulenti esterni, dei professionisti. Ecco, nel momento in cui il revisore segnala, compie un fatto dovuto. Compie un fatto dovuto e sicuramente non sbaglia nell'effettuare le segnalazioni. Le segnalazioni devono essere fatte nei confronti dei soggetti che sono coinvolti, quindi nell'ODV, l'ODV ha una PEC, e nei confronti anche degli amministratori. Quindi la segnalazione e i soggetti coinvolti, penso che il revisore abbia adempiuto correttamente a quelli che sono i propri compiti, i propri doveri. Vi ringrazio dell'attenzione, della pazienza e grazie veramente. Presto. Io ti ringrazio per questo incontro, per la tua disponibilità e ringrazio ovviamente tutti i partecipanti e
tutti coloro che ci hanno seguito questa sera. Buona serata a tutti e grazie ancora.